Il nostro centro qui alla Fondazione del Policlinico Gemelli, Università Cattolica a Roma, studia e tratta pazienti con sovrappeso, obesità di vari gradi, fino all'obesità grave, ossia a quando c'è un indice di massa corporea superiore a 40. Naturalmente abbiamo dei percorsi differenti a seconda della gravità del sovrappeso o dell'obesità e quindi trattiamo i pazienti tramite un team multidisciplinare che include psicologi, psichiatri, internisti, endocrinologi e nell'obesità grave anche chirurghi bariatrici. Il percorso ovviamente deve essere selezionato sul paziente, cioè individualizzato in maniera tale da poter rispondere alle esigenze di ogni singolo paziente, così come la dietoterapia, la prescrizione dell'attività fisica vengono tailored, si direbbe in inglese, ossia selezionati, cuciti su ogni singolo paziente. Questo fa sì che il paziente anche si senta al centro, del nostro centro dell'obesità, e può, direttamente interloquire con i vari medici anche mediante WhatsApp quando sta a casa, perché se il paziente non è seguito in maniera continuata, poi perde anche l'incentivo, di continuare a effettuare la dieta o fare la farmacoterapia. Perché abbiamo una serie di possibilità adesso che vanno dalla semplice dietoterapia, alla attività comportamentale, ma anche alla farmacoterapia. E quindi possiamo dare una serie anche di farmaci che riducono l'appetito, che aumentino la spesa energetica e quindi aiutino il paziente in questo difficile percorso, perché nessuna persona vorrebbe essere sovrappeso, in sovrappeso o avere obesità, ovviamente, per cui si tratta di una malattia vera e propria che va combattuta a fianco del paziente. Nei casi più gravi intervengono i chirurghi bariatrici con una serie di tipi di chirurgia bariatrica che vanno dalla semplice riduzione dello stomaco per via endoscopica o per via chirurgica, laparoscopica, alle forme diciamo più avanzate e anche più complesse, quali per esempio il bypass gastrico, la diversione biliopancreatica, se il paziente ha un peso eccessivamente elevato, pensate 180-200 kg o anche di più, e quindi per ogni paziente si fa un percorso diverso anche dal punto di vista chirurgico.